Allora, io mi permetto di fare due considerazioni come ho fatto in tutta la mia campagna elettorale, una da un punto di vista etico e uno da un punto di vista materialistico. Da un punto di vista etico posso esprimere un concetto che mi sento molto deluso, perché in questa campagna elettorale io ho espresso il termine del rispetto e ho dimostrato un modo di comportarmi senza aggressione, pacato e gentile. I risultati che abbiamo ottenuto mi fanno pensare che la città di Voghera, o in quanto l'essere umano, invece riconosce molto di più le persone che si comportano in un modo aggressivo e con altri valori. Quindi diciamo che ha vinto la politica aggressiva? Ha vinto la politica aggressiva, esatto, e questo mi delude dal punto di vista etico. Da un punto di vista materialistico, invece, devo dire che sono molto contento perché sono partito da solo inizialmente con questa mia idea e nel giro di 2 anni, con tutti i sacrifici e oltretutto senza avere alcuna possibilità economica, molto ridotta, perché ci siamo autotassati, ne abbiamo speso una cifra che non supera i 1000 euro di campagna elettorale, abbiamo ottenuto 250 voti, quindi sono 250 voti di persone che hanno sostenuto questa idea. Quindi da quel lato qua mi sento contento. Cosa ne pensi invece del fatto che Ghezzi sia sotto di 3 voti rispetto a Toriani? Penso che sia esattamente quello che ho detto, che Ghezzi si è proposto in questo momento come l'alternativa potenzialmente di partito, però la città di Voghera non vuole cambiare, quindi Barbieri e Toriani rappresentano quel sistema che ha governato da 15 anni, la gente, questo sistema ha tutte e 7. Credo che il ponte d'Aspi di Ghezzi rappresentasse quel cambiamento che fa paura.